noia. Come pastura abbiamo bigattini e pastura Mare Nostrum. Perché questi due tipi di pasture? Perché ci sono in zona sia orate, cefali, spigole, la spigola chiaramente predilige più il bigattino, e poi ci sono le occhiate che mangiano sia il bigattino che la pastura. Diciamo, pasturare la zona di basso fondale, si pescano circa 1,5 metri, 2 metri d'acqua qui intorno alla torre. Solo pastura Mare Nostrum, inizialmente ne faremo un paio di chili e la butteremo a palline in modo che si disgreghi lentamente sul fondo, nell'intento di attirare gli sparidi soprattutto e i cefali. E poi alimentiamo anche con del bigattino. Diciamo, oggi facciamo una pesca a bolognese a cercare di prendere più specie possibili. Utilizzeremo come esche del pane francese a treccia, del gambero biondo che poi dopo vi faccio vedere, chiamato normalmente gambero biondo o gambero rosa, si reperisce un po' da tutte le parti, sia fresco che congelato, si innesca a piccoli pezzi e dopo vedremo poi. E i bigattini, diciamo sono le tre esche per catturare diciamo un po' tutti i pesci. Intanto mettiamo lo sfarinato all'interno di un bagno a pastura. Ora si fa, bimbi, si fa il sacchetto della spazzatura, eh? Così mettiamo tutto dentro. Guarda, che ve le do a voi, così un volano. Ora, io ho portato cucchiaio che per me è storico, cucchiaio di quando facevo le gare da riva, so, avrà 30 anni, 35 anni questo cucchiaio. Ci giro la pastura oggi. Allora, aggiungiamo un po' di acqua, poco alla volta, e io per praticità la mescolo ora con questo mestolo, cucchiaio, o cucchiaione come si chiama a Livorno, bimbi? Col cucchiaione. Aggiungimi un po' d'acqua, Nico. Vai. Ecco, è bene l'acqua nella pastura aggiungerla sempre poco alla volta, così non rischiamo di aggiungerne troppa. Questo è comodo perché poi possiamo anche girare la pastura in questo modo. Vai, aggiungi. Io la farò un pochino più secca, da stringerla con le mani e realizzare delle piccole bocce. La Mare Nostrum si presta benissimo a questa soluzione. L'unica cosa, essendo una giornata molto calda, siamo intorno ai 30 gradi, ogni tanto andrà leggermente inumidita con un altro po' d'acqua. Vedete, già così la pastura, basta una leggera pressione e prende la consistenza di una boccia. Sono bocce grandi all'incirca come un uovo. Io tiro nella zona dove intendiamo pescare. Siamo ormeggiati con un'ancora sola perché diciamo vento prevalente è il nord-ovest, il maestrale, quindi dovremmo stare abbastanza nella stessa posizione. Poi qua non è che si ha bisogno di GPS strani, abbiamo la torre veramente a 50 metri, quindi possiamo prendere anche come mire a terra. Se eventualmente ci dovesse spostare il vento perché cambia di direzione in pochissimo. Poi qui, ecco, il vantaggio di pescare in queste zone è che essendo zone frequentate da bagnanti, barche, il pesce non è spaventato dalle imbarcazioni. Siamo in tre a pescare, io, Pietro e Nicola, quindi ho pasturato un'area un pochino più ampia perché pescando tutte e tre a bolognese copriamo un'area un pochino più, diciamo, più larga. Quindi ho pasturato un po', diciamo, a cono, sempre all'incirca sulla stessa linea, intorno ai 12-15 metri dalla barca. Questo è tuo, Nico. Oggi pescheremo con le R18 Ultra Slim di 6 metri, almeno inizieremo così, con la R18 Ultra Slim e Nicola di 6 metri, Pietro con la 5004, che è la versione, diciamo, antecedente, la nuova, che ora troverete in commercio, che è la 5005, ha le stesse caratteristiche chiaramente, la 5004 e la 5005 hanno le stesse caratteristiche. Caratteristiche diverse sono invece di questi gioiellini, che sono le R18 Ultra Slim, che ormai la maggior parte dei pescatori più evoluti conosce e ha nel proprio bagaglio di attrezzatura canna, che ormai i giudizi sono finiti. Canna veramente stratosferica, favolosa, sottilissima, leggera, rigida,
robusta, nonostante veramente la sua leggerezza. Il discorso, diciamo, dell'evoluzione di questo R18, che cos'è? È praticamente l'innovazione delle resine. Sono state trovate delle resine da unire, diciamo, al tessuto di carbonio, che fanno ottenere un peso specifico del prodotto del 30% inferiore, con una rigidità maggiore e una potenza ancora maggiore rispetto alle resine tradizionali. Il vantaggio cos'è? È che noi possiamo anche fare un prodotto il 30% più leggero con le stesse caratteristiche, diciamo, del prodotto tradizionale. Però su alcune tecniche di pesca preferiamo non arrivare al 30, ma averci un 15% o un 10% di minor leggerezza, quindi aumentando di molto la rigidità dell'attrezzo e la potenza. La potenza vuol dire la forza che deve esercitare il prodotto. Ecco, questo è un vantaggio enorme. Si passa dal 30 a pari come peso, però si riesce noi a gestirci, a seconda delle tecniche di pesca, quali caratteristiche deve avere l'attrezzo. Come vedete, questa è una 6 metri della Ultra Slim e sembra veramente da averci in mano una 5 metri, sia a livello di calciatura sia a livello di maneggevolezza. Galleggianti sono le ultime serie che ho fatto fare a Tubertini, sono, diciamo, i quattro, si chiamano come i quattro principali venti. Eccoli qua, hanno tutti il foro passante e l'anellino. E poi ho messo, come potete vedere nel tutorial, le antenne cave portanti. Qui ci troviamo di fronte a una zona con un basso fondale, quindi ho fatto una piombatura abbastanza concentrata e poi allungo o scorzo il bracciolo a secondo dell'innesco che voglio fare, a secondo del tipo di esca che voglio innescare. Ora poi, ragazzi, ascolta, io ho voglia di pescare oggi, ve lo dico, ora inizio a pescare perché non ce la faccio più. Io, ragazzi, con il discorso di Nicola, preso passione con le gare, con tutto, sono un disgraziato. Ho il garage sotto sopra, cioè, prende tutta la roba, la smuove, la scrive su tutti i finali Nico, roba da gare. Io non sono più padrone di niente. Cioè, ora bisogna che parli con Glauco Tubertini, che faccia un contratto a Nicola, che gli passi la roba per lui nel contratto, che non tocchi la mia, perché sennò io divento matto. Un'occhiata, si salpa sulla R18. Bellino Pietro? Un'occhiata? Sembrerebbe. Bigattino? È un'occhiata, l'ho vista. Cannato anch'io. Ah, doppietta, col pane, doppietta di occhiate. Ora si testa la R18, la Ultra Slim. Ah, allora, una, poggiamola qui senza... La prima, questa qui è da rilasciare, speriamo che abbia l'amo in cima. Questa la rilasciamo perché è piccola e l'altra la teniamo. Veniamo fuori, sono piccine, no, perché poi perché d'uno sono piccine. L'occhiata diventa a mia 20 ili, eh. Bello Nico? Ecco, Nico ha preso un bel pesce, filalo un po'. Questo è un cefalo, mi sa, fila, eh. Apri la frizione, questo è un bel pesce. Bene, potete sì, anche noi un'occhiata grossa. Ti ha fatto veramente una bella partenza. Aspetta, che qui ci vuole il retino. Non è tu, aspetta a calare che si retina a Nicola.
Un'occhiata bella, sì. Sì. Poi col 12 bisogna starci attenti perché basta un minimo. Il Blue White tiene, eh? Eccola. È una bella occhiata. Bravo Nicola. Io faccio da guadinatore. Una bella occhiata. Discreta. Ha ingoiato però. Occhiata, sa regola. Occhiata. No, tannutina. No, orata, oratella. Sì? Sì, visto sì, che mi sembra un'oratellina. Sì, da ributtare questa, però conferma. Un'oratellina. Io invece ho buato, ho agganciato un pesciotto. Okay, vedi, c'è anche qualche orata, ma anche un po' più di taglia, eh. Sì. Questo è veramente... Comunque, insomma. Saraghetto. Sarago testa nera da rilasciare e oratella di misura, è nettamente di misura anche l'orata di Pietro. Di misura, però. Però, ragazzi, da siamo, rilasciare. Siamo pescatori seri. Okay. Lo rilasciamo con cura. Via, sparito. Stiamo pescando, innescando sia polpa di gambero che pane francese. Come vedete le catture hanno iniziato abbastanza bene, divertente e speriamo poi sul proseguo della pescata di agganciare anche dei pesci più bellini. Intanto ora ho agganciato il mio figliolo. Qua mi hanno messo nel mezzo e è dura. Vedete, questo è l'innesco della polpa di gambero su un amo del 12 VLP. Un bel boccone, bello abbondante. Per evitare, diciamo, anche che magari ci dia il pescetto, lo sciarranetto, boccone un po' più invitante da orata, da occhiata di taglia. Infatti sto pescando col filo del 12 e amo 12. Filo un po' più sottile perché qui l'acqua è sempre molto chiara. Capisco dov'è mio figliolo. Ah, e io lancio un po' più vicino. Boh, pesce, questo pesce è proprio bello. Anche Pietro un cannato, occhio perché c'è un pescetto. Guardiamo cos'è, divertentissima, eh? Pesca ragazzi, divertentissima. Si vede sempre avviare il galleggiante, non so cos'è. Da come tira sembrava un'oratella, è un'oratella. Da retinare? Sì, questa è da retinare. Vai. Questa ora vediamo. Ma. So. Un po' più grossa di quella di Pietro, ma siamo veramente. Bellina, Nico? Mi sarebbe un'altra orata. Mi sa che è un'altra orata. Come testona? Sì, un'altra orata. No? No, ci penso io, Pietro, non ti preoccupare. Tento via l'R18, eh? Ti va in là? Aspetta, Pietro. Te lavoratela, eh? È un'orata. Come ho visto muovere... Oh, amici Italian Fishing TV. Si è iniziato pure e cominciamo a muovere qualche pesce. È più bellina, mi sembra, eh? Pesce da tenere, questo è un pesce ad esempio un po' più bellino, lo teniamo perché ci piace anche mangiarli, è di misura, è oltre la misura. A me piace prendere orate di 3, 4, 5 kg, è normale, però quando sei a pescare pigli un pesce da 350, 400 grammi, ben oltre la misura, vieni Nico,
Questa. Questo è già un pesce un pochino più bellino. È un pesce da mangiare. Cioè, è chiaro che se ne devo prendere 70 le ributtavo, no? Magari si prende 4-5 pesci, si possono tenere e mangiare. Ho una ghiacciaia 70 litri a prua piena di ghiaccio, come vedete, e via vado, ne prendo un po' e faccio la baiatura ai pesci, perché fa caldo. Queste sono le cose importanti, queste sono le cose che contano: tenere i pesci perfettamente, portare rispetto ai pesci, sia che le dobbiamo regalare sia che le dobbiamo mangiare. Qualche orata sotto c'è entrata, Mare Nostrum non perdona, eh? E ora vi do anche un'anteprima: uscirà tra poco una pastura che ho studiato insieme all'azienda Tubertini, proprio destinata alle orate. Magari quando uscirà il video sarà già in produzione. C'è sulla busta, c'è l'immagine dell'orata, inconfondibile. Questa lì, guardate, questa lì si rilascia. Questa lì si rilascia, Non è un pesce, sarebbe un pesce da tenere, però questa vi si rilascia. Speriamo poi ce ne dia una un po' più grossa. Via! Il problema poi di rilasciare pesci nella zona dove peschiamo è un po' controproducente, perché praticamente spaventa quelli che sono entrati in pastura. Boh, ragazzi, agganciato un pesce vero, eh! Oh! Gianluca, inquadra la vetta lì, che pesce! Guarda, mi piega l'R18, ma pesce, eh! Col gambero, o è un'oratona! Pescione, eh! Sta andando a prua ora! Meglio, non voglio allentare più di tanto la frizione. Ora sta partendo! Ora sta partendo un po'! Paura mi vada! Sta partendo, guardavi la frizione! Sta partendo, non posso tenerci il 12, comunque per ora, oh, giochiamocela, eh? È che ha preso la via proprio di fuori, mai, guardami il lavoro all'R18, L'R18 è uno spettacolo, ragazzi, ci sta un mano, un fioretto, sento qualsiasi, ela, sento qualsiasi testonata del pesce. Ragazzi, aggancia un pesce così in un metro e mezzo d'acqua, ora parte sarà già su 5 il pesce, eh? Mi ha portato via, sbobinato tutto il mulinello. Ci vorrà un bel 20 con amo dell'8, dai, che ci faceva vedere noi a questo un po' di banano, questo è un banano. Ah, perso, strappato tutto, perso, è andato troppo là, portato via, non lo so, quanto ha portato via, tantissimo, ha portato via 100 metri, strappato a metà, guardate, strappato proprio a metà, un po' rovinata, strusciato su uno scoglio, e 12 carbo white, non ce l'ha fatta a tenere, porca miseria, non ce l'ha fatta. I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide, living life now feeling free inside. Feeling free inside. I see the beauty of the sun, another day has just begun. Boah, bellina. Bruchiata. Strano, a me mi sembrava un muggine perché l'ho visto. È un ragno. Questo è un bel ragno. Ha bigatto? Sì, è bigatto. Sì, via, bigattiamoci. Quando ce l'hai visto, me lo dici? Sì. Nico, te lo guadini te? Siamo, un arguadino. Eccomi, eh. Noi si chiamano ragni al Livorno. Eccolo! Allora questo bellino. Questo è un guadino spettacolare, forse uno dei più bei guadini
che abbiamo avuto nell'azienda Tubertini, si chiama Guadino Mono. Questa è la misura più grande, 50x60, e poi c'è 50x40. La spigolotta, Pietro? L'avevo visto, diciamo. L'avevi visto dietro, l'avevi detto, attento Pietro, perché le nostre spigole sono vive, eh? Certo, no, queste sono di velle vere. Ora la mettiamo in ghiacciaia. Vai, ghiacciaina, col ghiaccio. Ma questo è grosso. Devo andare in frizione? Buona Nicola! Ma cosa hai agganciato? Bella sfida. Agganciato... Ma c'è il bigattino? No, c'è il gambero. C'è il gambero? Allora hanno rata grossa. Sì, no, hanno rata grossa stai. Oh ragazzi, sembra di essere nel parco di Yellowstone oggi. Gliel'avevo detto a bimbi, guarda ragazzi, un po' di pesci ci sono, l'ho visti sott'acqua. Ma così, ho agganciato, così è tutto un incannare, eh. Può darsi anche una spigola, eh. Perché ci mangiano col gambero le spigole, eh. Fammi levare la canna. Sì, no, è un bel pesce. Ma infatti, è bello. No, spigolone. Perché col gambero ce l'ho ripreso, eh? Penso che sia un ragno come si comporta. Servizio dei pesci l'altro giorno, bellini, anche roba da superiore al chilo. Poi, quando le vedi, spesso non le prendi, però tanto uno si è preso, qualche oratella. Qui ce n'è un altro in canna, una orata grossa, ragazzi, ma grossa. C'è stato verso, l'ho persa. Lo vedete? Possedere una barca, ora questa è una barca... Questa è la barca, ma occorre anche un barchetto più piccolo per venire in Meloria, per andare fuori delle dighe, per andare, diciamo, lontano da terra, dove i pesci ormai sono finiti, da professionisti, con le reti che riescano a calare anche a un metro dagli scogli. Capito? Questa è bella. Te non avevi furia. R18, ultra slim? Tanta roba. Tanta roba, Nico? Sì. Godi, ecco la R18 slim in mano, eh? Ale, nella testa mono Tubertini. Falla vedere ai nostri amici Italian Fishing TV. Ah, guarda, boccheggia anche. Oh, è un sento di scorci, il volpi. Cresciuta, eh? Cresciuta. È un sento di scorci il volpi, eh? Il volpino. Io faccio... di tutto fare su questa barca, sono a disposizione dei due ragazzi, capito? Quando l'ho insegnato tutto mi mandano via, capito? Fanno da sé. Pescato col gambero, con l'amo del 12 WLP e... Ho pescato un bel innesco perché ho forzato l'innesco e sono riuscito a catturare questo pesce. Volevi prendere il pesce più bello, ecco perché ho forzato l'innesco. Ha messo un boccone grosso, pesce grosso. Ma poi ce l'hai lo slamatore. Però alle volte, sì, l'amatore Pietro ci ha fatto terra bruciata. Io ho preso, vedete la differenza, ora mi prenderanno anche in giro. Guardate se ho preso io col bigattino. Lo potevo lasciare innescato dato che c'ero, no? Una donzella o nicchio di re, come si chiama a Livorno, preso in cima e gli si dà la via. Pesciotto in canna. L'hai vista o c'è? Sarago! Saragotto pinzuto da rilascio. Sto pescando con due finali, innescando il gambero, polpa di gambero. Diciamo il doppio finale è valido per innescare sia la polpa di gambero che il pane francese. Bigattino è meglio un finale solo. Diamola via a questo sarago pizzuto. Vi faccio vedere con cosa abbiamo pescato oggi.
Questi sono i nuovissimi mulinelli Arias, che nuovissimi per quanto concerne il 3000 e 4000, perché il 1000 e 2000 erano già presenti. Il 3000 e 4000 è proprio una novità di quest'anno. Mulinello molto leggero, compatto, una frizione che ve la garantisco, veramente ottima. Pomello in sughero, molto curato, leggero, mulinello bilanciato. Stoccate ne abbiamo viste tantissimo, abbiamo preso tanti pesci come numero, abbiamo tenuto quelli che abbiamo ritenuto giusto tenere, tre spigole, di cui io non ne ho presa neanche una, tra l'altro, però sono contento perché sono state prese da ragazzi, tre belle spigole, onestamente. L'orate potevano essere più grosse, ci sono dei pesci più grossi, ora una aveva ingoiato e una l'abbiamo tenuta, poi abbiamo preso un po' d'occhiate, non tante perché abbiamo fatto una pesca più mirata a prendere le orate e le spigole. Sono mancati i muggini, cefali sono mancati e c'erano belli, e ve lo ripeto io perché è stato, diciamo, l'unico neo della giornata, non aver preso quei bei cefali che nell'acqua oltretutto pulita delle Melorie sono buonissimi da mangiare. Il cefalo, ricordate, nell'acqua pulita, nell'acqua limpida, è uno dei pesci più buoni. Ora sentiamo cosa hanno da dire i due pescatori. Cosa avete da dire, Pietro? È stata una bella giornata di pesca, qualche pesce l'abbiamo preso, qualche pesce si poteva fare meglio. Le prendono tutti i giorni perché, ripeto, loro ora con la scuola chiusa vanno tutti i giorni a pescare, vanno a allenarsi per il campionato italiano, fra i primi di luglio hanno il campionato italiano seniores, quello a cui partecipo anch'io, perché l'under 21 può partecipare, e questo è un appello anche un po' a tutti i ragazzi dai 14-15 anni in su. Vi consiglio di avvicinarvi al mondo delle gare perché è un mondo affascinante, è un mondo positivo, mondo buono dove si imparano tante cose. Sì. Pietro? Sì, è vero. Come vi è sembrata a voi la prima gara? Il primo impatto è stato una bella emozione, cioè, comunque sì. Un bel mondo, siamo avvicinati a una cosa un po' diversa da quello che potevano essere gli altri sport, le altre discipline. Nico, vieni qui, vieni, che mi fai dannare dalla mattina alla sera, Allora prometti agli amici Italian Fishing TV intanto che non mi butti all'aria tutto il garage e prendi tutta la roba e fai un casino. Ora questo, no, sarà una promessa un po' importante, Vabbè, questa non la farà sicuramente. La giornata di oggi? Tanta roba. Sei bella. Divertito? Sì. Un po' come sempre ti ho battuto. Capito, cioè, ora io cerco di farli prendere pesci, di insegnarli, poi mi sfruttano anche se prendono anche pesci di più. Oddio, te quante spigole hai preso? Due. Te? Una. Vabbè, ora facciamo una foto, ricordo, prendiamo una spigola per uno. Cioè, guarda, prendi quella più grossa. Quella più grossa, Nicola. Sei il bimbo grande. Quella, me, più piccola, io prendo la più piccola. Tre spigolotte per il finale di questa bellissima giornata, Un saluto a tutti gli amici di Italian Fishing TV da Marco Volpi, da Nicola e Pietro. Ciao a tutti, alle prossime. I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide. Living life now feeling free inside. Feeling free inside. See the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me, what it has for me. So I'm moving.